L'idea iniziale era di venire a Roma e poi di acquisire, diciamo, esperienze, di abbellire un po' il mio curriculum e poi tornare a lavorare a Vicenza. Ma le cose non sono andate così. Lei svolgeva il mio stesso lavoro qui a Napoli e quindi io sono sceso per formarla. E questo è il risultato della formazione. La difficoltà più grossa quando stai così a distanza è proprio la quotidianità. Non so, era andare al cinema insieme, per esempio, che effettivamente avendo gli stessi gusti, ci facciano gli stessi film, andare alle mostre. Io gli dicevo: Andrea, ma tu, cioè io sono a Roma, qui ci sono mostre tutti i giorni e non le possiamo andare a vedere insieme. Uscivo da lavoro verso le 6:30, arrivavo a Napoli alle 9, passavamo la serata insieme, in locale, insomma, mangiava pizza così, e poi verso le 3, le 4 ritornavo a Roma per andare a lavorare. A Cosa volte non si andavo fa? direttamente in ufficio e dormivo un paio d'ore in ufficio perché non mi conveniva tornare a casa. Forse se tornassi indietro non partirei di nuovo. E allo stesso tempo però questa è la mia vita e mi piace, solo che gli manca un pezzo. Ci siamo sempre detti che eravamo disposti entrambi a cambiare la nostra vita l'uno per l'altro, nel senso sia lui a scendere che io a salire. Anche se ovviamente io avevo tutta la mia vita qui, la famiglia, gli affetti, le amicizie, la vita di 30 anni, a un certo punto però c'è voluta la scelta. E ovviamente sono salita io. Però se volevo la villetta facevo un'altra strada. Se volevo la famiglia, se volevo la casetta con il prato inglese, avrei fatto altre scelte. La libertà comunque costa cara, questo è.